Facciamolo sto video. Allora, e che ne posso dire? Abbiamo vinto. Sì, buono, perché tanto sono 3 milioni. Oh, no, non lo sapevi? Ogni vittoria di Champions League sono 3 milioni in più. Dimmelo se lo sapevi nei commenti. Io sapevo che pigliavo qualcosina, ma non 3 milioni. Circa 2,7 a vittoria e 900.000 per pareggio. Quindi va bene. Però io sono uno di quelli che non gli va ancora giù là il fatto di aver preferito portare Ronaldo in una partita che ancora oggi, purtroppo, dopo la vittoria, ti rendi conto essere semi inutile. Dove in quella situazione Messi se sta così, con le palle all'aria sul divano, con sua moglie a guardare il National Geographic, a vedere il documentario sulle formiche che si riproducono. Ora non lo so se lo fanno un sondaggio di una cosa del genere su National Geographic, non vorrei dare falsa pubblicità, magari la gente ci chiede anche, no, mi dissocio. Però questo è il concetto: Barcellona in classifica come sta messo? Male. E quindi non lo porta in Champions League, ma lo porta di là. E alla fine oggi Ronaldo, che doveva fare? Pur di essere presente, mille gol, ne ha fatto uno sulla riga. Easy, ha fatto uno sulla riga. Ecco, siete contenti? Pensa, allora io ripropongo la domanda. Tutti quelli che mi sono venuti a dire, ma tu Ale non puoi fare a meno di Ronaldo contro il Benevento per poter vincere una gara? Assolutamente sì. Io non posso fare a meno di Ronaldo. E lo so, perché dal momento in cui pago quei soldi per averlo in squadra, io lo voglio avere titolare pure, Dio buono, nella notte per pulire il giardino se ce n'è bisogno. Mi deve fare pure da schiavo, allora, a Neve, deve pure pulire le scarpe. Prende 60, quanti milioni netti lordi l'anno, oltre a quei 31 netti. Ragazzi, oh, pago un giocatore come se pagassi qualcosa che deve essere disponibile se sta bene. Deve riposare, ma scegliti la partita adeguata. Questa, alla fine, che ti porta? Una vittoria, entusiasmo, grande risposta da parte di tutta la squadra che era titolare in campo, perché oggi mi sono piaciuti tutti tranne la difesa, perché oggi si è concesso un casino di occasioni, ha esordito Dragusin, male occasioni piovevano dall'alto, De Ligt non benissimo, tocca dirlo, bravo, sempre energico negli interventi, ma oggi lo posso dire, senza sentirmi dire, ma che partite vedi? No! La Dinamo oggi ha tirato e Szczesny ha fatto il suo record di parate stagionali, 2, ne faceva manco una di solito. Ne ha fatto una col Benevento, abbiamo fatto 3 parate in giro di 4 giorni. E stiamo raggiungendo livelli record, di solito è un tiro, un gol, e invece Szczesny non la sta parando, con piedi e con insomma, i cross quelli presi male. La difesa un po' in bambola, Chiesa oggi strepitoso. Ma Chiesa è un po' il riassunto della Juve, dove tutti dicono, ma la Juve gioca meglio in Champions rispetto al campionato. Allora, punto primo, a me non sembra che attualmente in Champions abbiamo fatto tutto questo grande spettacolo. Oddio, hai vinto il Ferencváros, hai vinto col Ferencváros 2 volte. Oh, asciugati il sudore, Cristo Dio. Va bene, non è scontato, a volte con Conte le partite facili nel girone della Juve le steccavo. Va bene. Con la Dinamo Kiev, squadra che è attualmente prima nel girone dell'Ucraina, che però allo stesso tempo non ha l'esperienza europea dello Shakhtar Donetsk, visto che tanto le mettete sempre a rapporto, dite quello è un girone facile, quello è un girone difficile. Oh ragazzi, il nostro girone non è difficile quanto quello dell'Inter, ma perché noi siamo prima fascia, l'Inter è terza. L'Inter tra qualche anno, se continuerà a giocare bene e a partecipare alle competizioni europee, non avrà rotture di cazzo e andrà in seconda fascia, avrà un girone più facile. È normale che c'ha squadre tedesche, ucraine forti e c'ha il Real Madrid. Ma è normale, noi siamo prima fascia, ci mancava solo pigliare un girone difficile. Però, il concetto è questo. Quando mi dicono che Pirlo gioca meglio in Champions che in campionato, io dico, ma che cazzo stai a dire? Perché tu alla fine in campionato hai affrontato squadre dello stesso quasi livello di quelli di Champions League, sì, perché Ferencváros, ragazzi, porca puttana, è della Serie A lo Spezia. Sì, ma anche peggio, perché lo Spezia sta facendo anche bene. Mi dissocio dallo Spezia, non voglio neanche insultarlo, perché ultimamente sta stupendo tutti. Però è proprio un concetto che è di calcio che invece è diverso, perché in Champions League le partite non le giochi con uno che punta l'uomo e se lo punti hai l'uomo dietro. In Serie A sai tattiche, difese più posizionate, attenzione alla fase difensiva. In questa cosa in Champions League viene a mancare meno perché si gioca più a campo aperto, più proprio sfrontati. E Chiesa dove gioca meglio? Ovviamente in Champions League contro queste squadre qua che magari non si ripresenteranno più perché adesso ha avuto la Dinamo, il Ferencváros, bye bye, ora c'è il Barcellona, vai avanti.
Se vai avanti, allora, City, Liverpool, Bayern, PSG e forse Real Madrid, se tutto va come dovrebbe andare, immagino. E poi Chelsea e Dortmund, credo, quelle che sono arrivate tutte prime del girone. Ormai quasi matematicamente alcune altre mancano dei dettagli, almeno Dortmund-Lazio, ho visto fino al 93esimo, stavano 1-1, poi si è vinto la Lazio, male per noi perché poi lo prenderemo in culo perché non è neanche il Dortmund. Gamma di preferenza, ci metto primo Dortmund, secondo Chelsea, terzo Real, quarto City, quinto PSG, sesto Liverpool, settimo Bayern, punto. Dalla più buona alla più orribile. E vabbè, tanto che cazzo ragioni a fare, becchi Lione e esci, l'anno scorso, lo so, tranquillo, tranquillo. Però, non capisco, ripeto questa cosa di Ronaldo, a me manda a bestia, e sono come una di quelle nonne che te lo fa pesare dopo 5 giorni, dice, oh, ma quello stendino me l'hai messo a rovescio, sì, quel Ronaldo me l'hai messo col Benevento, te lo dico anche tra 5 mesi, te lo dico, se a fine anno quei due punti poi pesano per un qualsiasi obiettivo che tu possa avere quest'anno, e non dico lo scudetto perché la Juventus quest'anno per vincerlo dovrà ritrovarne l'equilibrio, oh, un clean sheet si è preso, a proposito di dati statistici, mamma mia, è il nostro praticamente avversario, l'unico con cui abbiamo fatto clean sheet quest'anno, la Samp e la Dinamo, poi per il resto apri di cielo, spalanca di terra, prendi gol dal Benevento allo Spezia e dalla merda. Ve lo fa una rima un pochino complessa, ci sono riuscito, questo è un po' il concetto, mi fa incazzare sempre quel ragionamento lì. Che tu hai preferito questa scelta qua. Ormai non si può fare niente, rimaniamo così. In Champions League hai Morata con il Barcellona e adesso col Torino e Genoa hai avversari, ripeto, semplici, Torino e Genoa. Cioè siamo sui bassi fondi. Cioè noi abbiamo raschiato tutte le squadre facili. Cioè io quando sento dire un paragone, secondo te Ale chi ha fatto meglio? Conte all'Inter o Pirlo alla Juve? Nessuno dei due. Non c'è Pirlo, Pirlo non ha fatto meglio di Conte. Pirlo ha fatto i risultati che doveva fare meglio. L'Inter ha beccato cose più difficili. Assolutamente, c'è un girone. Ragazzi, ma stiamo confrontando il nostro girone a quello dell'Inter? Seriamente? Cioè, anche solo Real Madrid-Barcellona, lo sai chi è meglio in questo momento? Lo sai già. Già solo tra Real e Barcellona. E il Real è uno dei peggiori degli ultimi anni, come molti dicono. Infatti, guarda come è finito il classico. O sbaglio. Guarda come è finito l'anno scorso la Liga. O sbaglio. Guardati un pochino intorno, non fare questo paragone, guardiamo per noi, oggi, ripeto, buona prestazione, buon ritmo, bel Chiesa, gol, assist, propiziato da Alessandro e si può dire praticamente che il secondo, anche lì, c'è lo zampino suo, perché di fatto l'ha procurato lui quella palla lì, arrivata a Morata, dove poi la palla è rimasta lì, insomma, e Morata l'ha spinta a Ronaldo da mezzo metro, però Chiesa parte da lì, sulla fascia, da un'azione che spinge, va. Ma sto giocatore qua, in Champions League, dalla prima partita l'ho visto che poteva rendere meglio, perché se a campo va, in campionato se hai campo non vai, perché tanto nel Super 1 c'è il difensore che si stacca e ti blocca, ed è tutto asserragliato, qua ci sono gli spazi, le squadre si aprono, ti diverti, giochi meglio, puoi far vedere al mondo, all'Europa chi è Chiesa, e perché l'hai preso, perché in questo l'ha preso la Juventus, ed è palese agli occhi di tutti, un giovane che può puntare l'uomo, e lo fa, e se lo punta, lo fa bene. E nella Juve, l'uomo non lo puntava negli ultimi anni, nessuno! E sto giocatore qua, va bene alla Juve, va bene. Certo, veniva dalla Fiorentina, le aspettative la gente ce le ha sempre perché viene dall'Italia. Se si chiamava Chiesinho, a quest'ora Chiesinho, dal Brasile, era portato così. Purtroppo è Federico il nome, e quindi in Italia si stira più il naso. De Sciglio, Ranocchia, cazzi... Tutti i nomi italiani e troll, no, Rugani. Invece italiano e quindi è un troll. Oh, Bernardeschi, la fine lì. Se era Chiesinho, era un fenomeno. Valeva 100 milioni, come Diego, quello famoso. Ti ricordi, eh? Siamo passati da Chiesa a Diego. Mamma mia, bella.